Ci siamo finalmente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Dopo la parentesi del pesce di aprile della scorsa volta, possiamo dire che è ufficialmente iniziato il cosiddetto mese del dottore. Infatti, poiché il 15 aprile inizierà la nuova stagione di Doctor Who, ho deciso di dedicare i video di questo mese solo e unicamente alla serie televisiva di fantascienza della BBC. Pertanto ho deciso di rispondere alla richiesta dell'utente Eva Facchineri, che mi ha proposto un fantacasting di Doctor Who invertito, ovvero come sarebbe stato se il nostro signore del tempo fosse in realtà una signora. La richiesta in realtà includeva anche il cambio di sesso di tutti i companion dal 1963 a oggi, ma a essere sinceri sarebbe stato un lavoro veramente immane e non credo di avere la conoscenza adatta per poter trovare tutti i vari interpreti, per cui mi limiterò a parlare del dottore nelle sue forme sia classiche che moderne. Ma non perdiamo tempo, iniziamo subito questo video che sicuramente farà incazzare a morte gli oppositori dei gender. Se in fondo William Hartner era il nonno burbero ma dal cuore d'oro, ma con una voglia fanciullesca di scoprire le cose che lo circondavano, la mia scelta per quanto riguarda la prima dottoressa è caduta su Constance Cummings. Constance Cummings era un'attrice, manco a dirlo, britannica, coprotagonista tra le altre pellicole di un film datato 1959 intitolato La battaglia dei sessi, una pellicola alquanto misogina a dire il vero, nella quale si scontrava niente meno che con Peter Sellers. In questa pellicola la Cummings interpretava una donna lavoratrice incredibilmente testarda e cocciuta, che ben si sposa con le caratteristiche in fondo del primo dottore. E se come attrice vi risultasse troppo giovane, ebbene vi devo dire che Constance Cummings è nata nel 1910, ovvero appena 2 anni dopo William Hartnell. Se il passaggio da William Hartnell a Patrick Troughton ci mostra un dottore molto più allegro, gioviale e solare, non ho dubbi che una sua controparte femminile sarebbe perfettamente interpretata da Angela Lansbury. Del resto, Angela Lansbury ha sempre dimostrato una verve particolarmente azzeccata per ruoli solari e positivi, per fare un esempio fra tutti, quello in Pomi d'ottone e Manici di scopa del 1971. E lo so, ricordandovi il suo passato come Jessica Fletcher non potrete fare a meno di fare battute in merito alla scia di cadavere che si lascerebbe alle spalle come signora del tempo, ma in fin dei conti, cosa cambierebbe con la serie regolare di Doctor Who? La terza dottoressa, il corrispettivo di John Pertwee, il dottore più vicino al concetto di James Bond, il lottatore, quello fisico, quello che non esitava a menare le mani, a usare armi da fuoco e così via, è stata senza dubbio la scelta più difficoltosa. Un po' perché trovare attrici avvezze a ruoli action come il dottore di John Pertwee negli anni 70 era abbastanza difficile da trovare. E un po' perché era ulteriormente difficile trovarne di attrici nate nello stesso periodo di John Pertwee, ovvero il 1919. La mia scelta è quindi caduta su Margaret Leighton, un'attrice di certo non muscolare, ma comunque interprete di tutto rispetto. Margaret Leighton ha infatti lavorato a teatro con Laurence Olivier, ha interpretato Il peccato di Lady Considine del 1949, diretto da Alfred Hitchcock, e nel 1972 ha avuto una nomination come migliore attrice non protagonista per il film Messaggero d'amore. E inoltre, lo devo ammettere, la scelta per questa interprete è anche dovuta a una fortuita combinazione. Guardate la sua foto e ditemi se il suo vestito non è uguale a quello di John Pertwee. Ed eccoci a quella che è stata la scelta più difficile di tutte, il corrispettivo femminile di Tom Baker, il quarto dottore. La mia prima decisione è stata quella di non cercare un'attrice che potesse ricondurre fisicamente al dottore più longevo della serie. Anche perché dubito fortemente che possa esistere un'attrice con questa faccia. Pertanto ho deciso di indirizzare le mie ricerche sull'età, cercando un'attrice che fosse nata lo stesso anno di Tom Baker, il 1934. E la scelta di conseguenza non poteva che cadere su una grandissima attrice britannica, Maggie Smith, conosciuta ai più per il ruolo della Meg Granite nella saga di Harry Potter e per quello di Violet Crowley in Downton Abbey. Per il ruolo del sensibile e giovane quinto dottore interpretato da Peter Davison occorreva un'attrice altrettanto giovane, pertanto la mia scelta è caduta su Jenny Egutter. Ma chi è Jenny Egutter? Jenny Egutter è stata l'interprete di film come la pellicola di fantascienza La fuga di Logan del 1976 e l'horror di John Landis Un lupo mannaro americano a Londra del 1981. Inoltre, recentemente apparsa al cinema nei film di Avengers e Capitan America The Winter Soldiers, nei panni di uno
dei membri del Consiglio della Sicurezza Mondiale. Ah, e per vestire i colorati panni della sesta dottoressa, ovvero il corrispettivo femminile del folle personaggio di Colin Baker, non potevo che scegliere Carol Cleveland, che ha collaborato in tutti i lavori dei Monty Python, dal loro show televisivo fino alla loro reunion del 2014 e anche compresi i loro film. E per vestire i panni del subdolo settimo dottore, quello che era interpretato da Sylvester McCoy, ho trovato un'attrice che è decisamente più vecchia di ben 11 anni, ovvero Julie Andrews. In fondo il personaggio che l'ha resa più famosa, Mary Poppins, si avvicina abbastanza a quello del settimo dottore, non tanto per la questione dell'ombrello, ma anche per il carattere che, apparentemente solare, nasconde chiaramente un qualcosa di più. Inoltre, la protagonista anche di Tutti insieme appassionatamente, ha interpretato Victor Victoria, un film del 1982 da cui proviene la foto che vedete qui a fianco, e che ho scelto per l'outfit che in qualche modo mi richiama anche a quello del settimo dottore, anche se decisamente più sobrio. Come sappiamo, nel 1996 Doctor Who ritorna in televisione con un film per la TV con protagonista Paul McGann e che di certo si rivela non perfetto. Il corrispettivo femminile per l'incarnazione di questo signore del tempo, a mio avviso, dovrebbe essere interpretato da un'attrice che a metà degli anni 90, appunto il periodo in cui uscì il film per la TV, stava andando alla grande. La mia scelta pertanto ricade su Tara Fitzgerald, un'attrice che fu protagonista nel 1994 e nel 1995 di due film assieme a Hugh Grant, nello specifico Sirene e L'inglese che salì la collina e discese la montagna. Inoltre, nel 1996, recitò al fianco di Ewan McGregor nei film Grazie signora Thatcher. Senza contare inoltre che i più la ricorderanno anche nella serie di Game of Thrones nel ruolo della moglie di Stannis Baratheon. E per rimanere in tema Game of Thrones, parliamo del nono dottore, il mio preferito, quello interpretato in originale da Christopher Eccleston. La sua controparte femminile, per quanto mi riguarda, potrebbe avere il volto di Michelle Fairley, ovvero Lady Catelyn Stark. Ma Michelle Fairley non è solamente famosa per far parte della famiglia più sfigata del Westeros, è anche stata la madre di Hermione Granger in Harry Potter e i Doni della Morte parte 1, e ha fatto parte anche del cast di The Others, dove c'era, guarda un po', Christopher Eccleston. Cerchiamo anche una versione femminile per il dottore di David Tennant? Certo, il video è fatto apposta per questo. Per quanto mi riguarda, la decima dottoressa potrebbe benissimo essere interpretata da Kelly MacDonald. Kelly MacDonald è scozzese, esattamente come David Tennant, e tra i suoi ruoli più famosi abbiamo quello di Diane in Trainspotting nel 1996, ruolo che poi ha ripreso nel seguito di quest'anno. Ha inoltre lavorato per i fratelli Coen in Non è un paese per vecchi del 2007 e, come David Tennant è stato Barty Crouch Jr. in Harry Potter e il Calice di Fuoco, lei ha interpretato Elena Corvonero in Harry Potter e i Doni della Morte parte 2. E inoltre, non dimenticate che il vero cognome di Tennant è McDonald. Quante altre prove avete bisogno per capire che è la scelta perfetta? E per un undicesimo dottore in versione femminile? Ebbene, dal momento che Matt Smith era il dottore più giovane, anche l'undicesima dottoressa dovrebbe essere la più giovane dell'elenco. Pertanto ho scelto Charlotte Ritchie, classe 1989. E chi è Charlotte Ritchie? Beh, Charlotte Ritchie è stata la coprotagonista di una serie TV che vi consiglio di guardare, Fresh Meat, andata in onda dal 2011 al 2016. Inoltre è stata anche una comparsa nei film Harry Potter e il Calice di Fuoco. E per la dottoressa della guerra? Beh, come per il suo corrispettivo reale, il compianto John Hurt, ci vorrebbe un interprete in grado di sfoggiare una classica eleganza inglese, ma allo stesso tempo una grandissima grinta. E questa interprete è stata la prima che mi è venuta in mente mentre cercavo un elenco di tutte le varie dottoresse possibili. Lei è Helen Mirren, vincitrice del premio Oscar nel 2006 per The Queen e che ha dimostrato di saperci fare nei ruoli action con Red e Red 2. E se il dodicesimo dottore ha il volto di Peter Capaldi, la dodicesima dottoressa ha le sembianze di Emma Thompson, attrice che ha interpretato film quali Casa Howard, Molto rumore per nulla, Love Actually, ed è stata anche Sybilla Kuman nella saga di Harry Potter. Ragazzi, quei film sono un'autentica fucina di attori ed attrici inglesi, era praticamente impossibile non attingerne a piene mani.
Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Qua sotto nei commenti scrivetemi pure quali sono secondo voi le migliori alternative per una versione tutta al femminile dei vari dottori di Doctor Who. Io vi ricordo inoltre il mio indirizzo Twitter e ci vediamo la prossima volta per un altro video sempre inerente al nostro signore del tempo preferito. Ciao!